Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati qui su Clash Royale, ragazzi, dopo un po' di tempo. Sinceramente, raga, non sto portando la rotta su 4000 coppe perché sto salendo e scendendo e voglio arrivare almeno alle 3008-3009 per portarvi un video su un'altra rotta su livello, sulla rotta su 4000 coppe. Signori, oggi episodio, appunto, facciamo un episodio un po' particolare perché oltre ad aprire questi bauli qua, voglio dire che raga, il pigiama, perché sono le 11. Sono le 11 di sera, no, di mattina. Sono le 11 di sera, quindi raga, mi devo assolutamente sbrigare. Allora, quindi ci apriamo questi bauli. Tra l'altro, proprio stamattina è uscita il nuovo torneo, no? Il torneo da battaglia della rete. No, in pratica questa sfida, raga, consiste: fai 5 vittorie. Se arrivi a 5 vittorie o più di 5 vittorie, ricevi la rete. E quindi, raga, già si può usare, penso, già da quando ce l'hai, senza che, da quando si sblocca, senza che aspettare questi fatidici 7 giorni. Mamma mia, che sono tantissimi, raga. Poi, qua, se non mi sbaglio, raga, comunque come sempre mi manca lo stregone elettrico. Allora, ho fatto, raga, tipo questa qua è la seconda volta che la faccio, la battaglia classica, perché l'ho fatta una poi con un mazzo e mi ha fatto schifo. Ora, raga, l'ho fatto con questo. La prima partita l'ho persa, la seconda l'ho vinta, la terza l'ho vinta, poi l'ho persa e poi l'ho vinta. E mo, raga, è reso conto, cioè devo vincere questa partita per avere la rete. E così ci apriamo quel baule che ci dà e speriamo di trovare la leggendaria. Allora, questo qua quindi è il deck con lo stregone elettrico, raga, che io non uso mai, insieme allo stregone di ghiaccio. Lo stregone elettrico non uso mai perché non ce l'ho, ovviamente. Però, raga, prima di cominciare devo andare a salutare le persone che nello scorso video di Rainbow mi hanno scritto l'hashtag per essere salutati, che ho detto nel video. Allora, il primo ad essere salutato è Alessandro Battiniello, che scrive hashtag pecora con lana rossa, che è un mio amico, raga, Alessandro Battiniello. Poi Dani, saluto Dani, Stefania Cozzi, Pro, Paolo Moz 313, Bazzo, GTA, ma raga, siete stati tantissimi, ma secondo me alcuni l'hanno scritto perché hanno visto giusto quei commenti con l'hashtag, vabbè, lo scrivo pure io, vabbè, non lo so, raga. Allora, stavo dicendo, Paolo Moz 313, Baffo, GTA, Pro 88YT, Andrea Ghita, Manu 02, Davide Giuliano, di nuovo Pro e Delfox Channel. Quindi, raga, queste qua sono le persone che sono state salutate. Raga, e vai, andiamo. Ultima partita, la dobbiamo vincere. Sto col mouse, raga, sto col mouse perché le altre partite le ho fatte sul cellulare. Come cacchio l'ho detto? Cellulare, vabbè. Allora, rete da battaglia subito, vai. Così aggressivo, tra l'altro, raga, io il mouse, no, cioè, porca vacca. Allora, sto col pigiama, ve l'ho detto già, sì. Aia. Allora, dai, fatemelo fuori, mamma mia. Perfetto, non è vero. Il colpo lo dà, raga, quindi preferisco ammazzarlo, proprio così, ammazzarlo. Allora, è una partita un po' difficile, vabbè, raga, ma tutti quanti con lo stesso, ve lo giuro, ma dopo vi faccio vedere le cose da battaglia là, ma tutti quanti hanno lo stesso deck, ma non c'è senso giocare, non c'è senso giocare a sto gioco, non c'è senso assolutamente, non c'è senso. Tra l'altro, raga, lo stregone elettrico a me piace tantissimo, a me piace veramente tanto. Facciamo di questo, bravi, bravi, so che sta il boia, raga, ma comunque lo stregone elettrico dovrebbe farcela. E noi ci mettiamo subito la rete da battaglia. Subito, subito, vai, 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 vai. Raga, perché ha messo l'estrattore? Vabbè. Persa. Persa. Grazie mille, gioco. Ti voglio bene. Sempre più originale nei cose che fai. Raga, io non riesco a farlo. Oh, guarda lì. Guarda lì. Guarda, no, la torre era fatta. Non è vero. Abbiamo fallito, raga, di sicuro lui l'ha ottenuto, la rete da battaglia. A me non mi interessa, raga, tanto è una carta che non uso. Vabbè, apriamoci sto baule. Vediamo cosa ci esce, raga, la schifezza, cioè. La leggendaria manco, Raga, questa qua, mo, che devo fare? Devo spendere di nuovo ste gemme, no?
Apriamoci sti bauli e poi vedrò cosa fare, raga. Ah, tra l'altro venite nel mio clan, raga, siamo a nome di noi. Però, dai, possiamo essere tantissimi. Ok, una epica. Possiamo essere tantissimi, raga, perché questo è qua il tag che pochi se l'hanno calcolato nello scorso video di Clash Royale. 1400 coppe, raga, easy easy. Questo è il, diciamo, l'hashtag per trovarlo subito. E quindi apriamoci questo baule, raga, sperando di trovare una leggendaria. Tutte rare? No. 20, ok, le posso donare, perché, raga, lo chiede mio cugino. Vai, vai, doniamo. Ok. E apriamoci quest'ultimo baule. Razzo. Valchiria. Non mi potevi dare tutte? No, eh. Una epica, porca vacca, raga. Ma boh, che facciamo, raga, una partita online? No, io voglio provare con un altro deck, raga, voglio, tutti insieme a voi, voglio provare con un altro deck, uniamoci, spendo 10 gemme perché non le voglio spendere le altre. Io il gigante, raga, non lo voglio usare, non voglio usare i deck che hanno gli altri, cioè tutti quanti uguali. Potrei usare la scintilla, ma sinceramente non lo so. Raga, possiamo farlo così, dai, ho messo solo queste due carte, sia il gigante che il boia. Così facciamo i deck uguali agli altri. E quindi, raga, dobbiamo... Mo di sicuro vi faccio tantissimi tagli, oppure vedrò di riprendere il video direttamente dall'ultima partita, perché so già che ci arriverò. E vabbè, punto. Grazie mille, ciao. Mamma mia che culo. Mamma mia che culo. Vai, fatemelo fuori. Fatemelo fuori, fatemelo fuori. Fatemelo fuori. Mamma mia. Vai, stregone elettrico. Vai, stregone elettrico. Questa è una bestia. Grande, raga. Quante hit. E quante hit. Oh, porca vacca. Gigante, gigante, gigante. Mega sgherro. Per difenderci al meglio. Vai, vai. Rete da battaglia, signori. E lui ha il boia, quindi ha lo stesso deck tale quale gli altri. Grande così, boom. E che colpo. Muori. Muori, mamma mia, raga. Il boia è invincibile. Il boia è invincibile. Non so se dà fastidio, sinceramente. No, ma viene distrutto. Sì, infatti. Ok. Ancora dobbiamo usare il boia. Perfetto, tra l'altro il deck che stiamo utilizzando va già bene. Allora, boia, raga, dai, mo vediamo di attaccare anche noi. Vabbè. Deck ci ha incontrato. Mettiamo il gigante. E basta, non facciamo più niente. Poi se mette gli scheletri, tipo, se ce li ha. Facciamo di questo. Aia, mannaggia. Non potevi prendere il gigante. Ok. Siamo morti, siamo morti. Grande così, raga, con piccole truppe, però questo deck ce la fa. Oddio, ha messo il gigante. Vabbè, dai, eh. Sei illegale. Sei illegale. Ok, va bene, raga, va bene, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Che facciamo di questo? Dai, ce la fai, dai, che ce la fai, dai, che ce la fai. Boom, ce l'ha fatta, mamma mia. E che deck, raga, che ho creato, e che deck, devo solo impararlo ad usare al meglio, che è la prima volta che lo uso. Aia, me li prende tutte e due. Me li prende tutte e due. Aia, aia, anche questo. Aia, anche questo. Però, dato che per il momento sono occupati, boia e il bowler, siamo riusciti a fermare subito il... Aia. Dai, 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 dai. Aia, bravo. Raga, purtroppo devo fare così. Ok, abbiamo vinto. Easy, raga, easy questa partita, dai. Mi piace questo deck, mi piace. Bestiale, signori, deck bestiale per il momento, dai. Mo, nella seconda partita dovrebbe andare per forza meglio, per forza, perché questa è la terza volta che la faccio. E porca vacca, dai, un italiano, su, ciao Paolo 29. Mamma mia, l'abbiamo spaccato proprio, mamma mia, raga, guarda la quanta roba, cioè là erano 3 stelle, attaccato pure di là. Mamma mia, raga, mamma mia, il devasto, raga, il devasto gli abbiamo fatto a questo e si vantava pure.
In pratica prima gli ho fatto un attaccone, si è difeso benissimo, non gli ho fatto manco danno alla torre, ha detto bella giocata, ho detto prima cosa a Mammoth. E poi raga, boom, il devasto. Mamma mia. E poi si è incazzato pure, mi sfottevo insomma in un certo senso. Grande così. Devasto, prevedo devasto, prevedo devasto, prevedo devasto, devasto. Devasto, raga, io purtroppo a che stro sto a dormire. Oh, 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 oh. Mamma mia, raga, sto facendo un po' di casino, lo ammetto. Però dai, ci sta. Ma tra l'altro, raga, là sta tanta confusione. Terza stella e signori. Subito, cioè, raga, ho creato un deck della Madonna. Mamma mia, devastante, raga. Ma poi non so se... Ma io l'ho incontrato già questo deck. Oppure... Secondo me chiama... No, questo qua tiene la lapide, palla di fuoco. Lapide, estrattore, fulmine. Bowler, tengo. No, raga, l'ho creato stesso io, mi sa. Questo qua tiene la fulmine, cimitero. No, raga, l'ho creato io sto deck. Porca vacca, vedete questo... No, raga, l'ho creato io sto deck. No, vabbè. Raga, no, va, non ci credo, ma è una bestia, raga. Ok, tengo già il titolo, perché già ce l'avevo uno in mente. Tipo, perdiamo nell'ariete. Poi ho detto, vabbè, proseguiamo, ma tengo il titolo. Raga, allora, l'ariete è fatta. Possiamo arrivare alle 12 vittorie insieme. Sto qua, quanto sarà lungo sto video? Di sicuro lo dividerò in più giorni, però ve lo voglio portare un video domani. Perché... Se no, vi lascio 2 giorni, perché già ieri non l'ho fatto senza video. E no, raga, non mi piace a me, non mi piace sinceramente. Ok, mettiamo la rete qua. Non so che carte abbia però, Sto attaccando aggressivo senza sapere le carte. Dai, 2004. Aia. Vabbè, però guardate qua a sinistra. A destra. Mamma mia. No, raga, ho delle truppe. Devo usare boia, però su 5. Ah, che dolore spreca quelli lì. Se lo metto dietro, si fanno male lo stesso. Porca vacca. No, raga, no. Aia, mamma mia, non la possiamo perdere sta partita. Guarda questo gioco che è fatto apposta. Mamma mia, raga, ci ha fatto i devasi. Ci avevo il deck messo male, porca vacca, mannaggia la miseria. 5 per il boia, mi potevo difendere solo con il boia. Mannaggia la miseria, questo qua dovrebbe bastare. Non è vero, me li ha fatti i danni. Proviamo noi. Vabbè, scusami, ma se rompi il cavolo, rompi il cavolo. Ragazzi, dobbiamo fare 3 stelle. Ci proviamo, dai. Possiamo anche provare già da mo', che tanto mancano 20. Ma questo qua attacca. Raga, guardate qua, mi trovo in difesa. Perché con 5? Cioè, devo sprecare 8 di elisir. Tra l'altro lui c'ha anche il boia. Porca boia. Non so, raga, se una bestemmia o qualcosa del genere. Allora, io ti attacco di qua, non mi interessa proprio. Forse sbaglio, forse non sbaglio. Ma ti attacco di qua e vedrò di farti del male. Aia, rete da battaglia, mettiamocelo. Dai. Dai, grande. Oh, guardate qua. Vabbè, ma sei una pippa. E come fa? Vedete là il devasto. Ok, attacco di qua e poi metto la rete qua, dai. Facciamo in questo modo, vediamo se riusciamo a fare di meglio. Mettiamo questo qua e questo qua. Voglio mettere lo stilone elettrico però. Facciamo di questo. Va bene. La rete da battaglia qua, raga, così proviamo a fargli anche 2 stelle, perché forse quella torre non è fatta. Boom. Prevedo danni. Prevedo anche una vittoria. E non sto qui a ripeterlo di nuovo. Raga, sto facendo un po' il cretino, lo so. Sto dicendo parole a caso. Tutto a caso. Dai che sto aspettando. Dai, ti prego. Una hit, raga. Mamma mia, rete nostro. Sembrava una situazione complicata, raga. Ok, forse ho fatto un po' di casino, raga. A rete nostro. Mamma mia. Vabbè, raga, niente, questo qua secondo me, a mio parere, è il deck migliore per fare la sfida grandiosa, perché ormai tutti quanti usano sempre lo stesso deck. Ormai questo è il deck, diciamo.
No, cioè, hanno sempre il gigante, Retail Boya. Poi le altre carte sono da. Sono messe a caso in base a uno come gioca o ad altre cose. Quindi, raga, cioè, secondo me questo qua è proprio perfetto per giocare. Quindi mancano 2 giorni. Raga, io vi consiglio sto deck. Quindi, in teoria abbiamo avuto la rete da battaglia. Io, mo, nel prossimo video di Clash Royale vedrò di fare uno spacchettamento, di arrivare almeno alle 11, alle 10 vittorie. E poi il resto ce le facciamo insieme a voi. Lo faccio insieme a voi. Che ne dite, raga? Scrivetelo sotto nei commenti. Comunque devo dire l'hashtag che mi sono dimenticato. Hashtag. Hashtag chiavetta, raga. Hashtag chiavetta che stava qua. Quindi hashtag chiavetta e verrete salutati nel prossimo video. Intanto, raga, entrate nel clan, dai, per favore, che io già lo voglio dire, non sono tanto attivo, però se so che state voi, magari è subito gioco. Vedete, sta chi ha la laga, che giochiamo, ora gioco insieme a lei. O lui, non, raga, sinceramente non so se è maschio o femmina. Non so però quanto durerà questo. Oh, scusami. Stavo partendo all'attacco come se veramente stessi in arena di genere. Tra l'altro 3500 coppe. Complimenti. Vabbè. Non ho le carte per difendere. Ah no, c'avevo il tronco. Lo potrei fare di questo e di questo, raga. Ok, congelamento. Perfetto, raga. Mi sta bene. Solo che. Come ci difendiamo? Ok. Peccami, non dirmi che c'è la congelamento, eh. Non dirmi che c'è la congelamento perché sennò. Sono guaiato. Facciamo di questo. Ok. Dovrebbe bastare? Sì, dai. Facciamo di questo, ok. Mamma no, hit, raga. Mi ha fatto tantissimi danni. Mi ha fatto tantissimi danni. Diamogli una bella giocata. Ah, mi supera principessa, manco per dire. Come possiamo fare, raga? Allora, siamo inguaiati. Non ho il deck principale, però devo usare l'altro. Questo qua, raga, lo uso per svago. Se magari c'è un momento di script. Vabbè, raga, proviamo a vincere anche con questo. Anche che se. Non mi voglio giustificare, raga, ma comunque è buono sto deck. Cioè, l'ho copiato, quindi lo uso nei pro. Io non sono tanto pro a sto gioco. Uso tattiche per lo più. Uguali, le stesse. Mo' vorrei usare la congelamento. Oh no! No, quanto quella freccia! Mamma mia! Mamma mia, raga, quella freccia! Mamma mia! Allora. Siamo inguaiati, raga. Siamo inguaiati. Ok, facciamo di questo. Facciamo di questo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok. Possiamo fare questo. Possiamo fare di questo. Facciamo così. Ok, dai, una hit. Mamma mia, raga, io ho messo tantissima roba. Solo che i barbari sono tosti. I barbari sono tosti. E sono delle bestie. Allora, facciamo di questo. Facciamo di questo per distrarre lo stregone. Mamma mia, raga, è fortissimo il deck che c'ha. Quasi quasi lo copio. Ma proprio detto così, quasi quasi lo copio. Lo congelamento, raga, purtroppo sembra un po' bastardo perché utilizzo comunque la congelamento e raga mi sta facendo veramente male perché è una bestia. Ok. I barbari li ha appena usati? Sì, li ha appena usati. No, non li ha appena usati, già ce li ha. Ok. Vabbè, mi ha preso il pekka, porca vacca. Potevo usare la congelamento. Mamma mia, raga, come sto lento. Aia, mamma mia. Vabbè, raga, ha giocato bene. Ha giocato veramente molto, molto bene. Signori, non lo sa che io sto facendo un video. Ma sicuro al 100%. Mo' vediamo. Anzi. Mo' scrivo, saluta YouTube, dai. Saluta. Mamma porca vacca, raga. Io ho compiuto il mio obiettivo. What the fuck? Solo per sconfiggermi. Ah, boh, ma io sono scarso. Saluta YouTube. Ragazzi, chi ha la saluta? Io devo chiudere qua il video e devo andare a dormire. Signori, questo è il deck, mi raccomando, raga. Se siete alla ricerca di un deck, fate il mio. Fate il mio perché è bestiale.
È bestiale, raga. Ho creato un deck così a caso. C'avevo un deck che c'avevo il domatore e la principessa, se non mi sbaglio. Sì, se non mi sbaglio, raga, poi. Allora, c'avevo domatore e golem di ghiaccio, se non mi sbaglio. E raga, l'ho sostituito di queste due, è diventata una bestia sto deck. Cioè, c'avevo un deck della Madonna proprio qua davanti, manco l'avevo fatto. Signori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, lo ripeto, copiatevi questo deck che è una bomba, raga. Io lo devo scrivere nel titolo, è una bomba sto deck. Cioè, che io le ho perse tutte e tre, tutte e due, perché questa, raga, l'ho vinto ormai. Mi sono reso conto che questo deck è una bomba. È una bomba. Signori, noi ci vediamo a un prossimo video. Bella. In pigiama. Potevo dire hashtag pigiama. Vabbè, raga, o hashtag pigiama o hashtag chiavetta, verrete salutati nel prossimo video. Bella.